oggi tratteremo brevemente l'analisi dinamica di reti del secondo ordine. Il secondo ordine indica la presenza nella rete di due dipoli dinamici, due condensatori, due induttori o un induttore e un condensatore, come nel nostro caso. Allora, studiamoci lo stesso tipo di problema che abbiamo visto nella scorsa lezione, quindi il caso in cui ci sia un generatore di tensione costante a tratti, quindi si accende a un certo istante zero, resta costante fino a un certo istante di chiusura T1. Vogliamo capire come evolverà, per esempio, la tensione sul condensatore, o ovviamente una qualunque altra grandezza di questa rete. Come abbiamo visto nelle lezioni scorse, affrontiamo questo problema imponendo le equazioni di Kirchhoff e le caratteristiche. Quindi qui in questa configurazione abbiamo un'unica maglia, quindi sostanzialmente tutti sono in serie, tutti i componenti sono in serie, abbiamo un'unica corrente. Se andiamo a bilanciare le tensioni, avremo VDT, tensione sul condensatore, più R di del T, la tensione di induttore, più R di T, è uguale alla E di T. In questo modo abbiamo usato la legge di Kirchhoff per la maglia, le tensioni, e tre delle quattro caratteristiche. Quindi la caratteristica dell'induttore, la caratteristica del resistore e del generatore. Ci manca la caratteristica del condensatore . Vi ricordo sempre che tutte queste caratteristiche dipendono dalle convenzioni, e in tutti questi passaggi le convenzioni sui dipoli passivi sono sempre quelle normali. Bene, chiusa parentesi, torniamo a noi. Adesso, se volessi da questo sistema ricavare un'unica equazione, per esempio che incognita P di T, visto che il mio obiettivo è la tensione sul condensatore, potrei semplicemente sostituire la seconda nella prima e ottenere l'equazione differenziata. Quindi sarebbe P di T più Nc derivata seconda nella P di T più R per C derivata nella P. L'equazione differenziale in forma canonica sarebbe quindi derivata seconda della tensione più R su R derivata P della tensione più la funzione non derivata diviso Nc uguale R diviso Nc. E questo è il problema da risolvere nell'intervallo 0T1. Ok? Bene, adesso ci concentriamo qualitativamente sulla soluzione. Abbiamo visto la volta scorsa che questo problema non ha una soluzione ma infinite soluzioni. In particolare le soluzioni, in questo caso come vedremo, saranno determinate da due costanti arbitrarie. Perché due? Perché si tratta di un'equazione del secondo ordine. Come sapete, il problema di Cauchy, in questo caso, per avere soluzione unica avrebbe bisogno di conoscere il valore della soluzione in zero e anche della sua derivata prima, perché l'equazione è di secondo. In realtà, per poter determinare queste costanti, noi abbiamo bisogno di due informazioni dell'origine, dei tempi, e chi ce li dà queste informazioni? Lo stato degli elementi dinamici. Le uniche grandezze che noi possiamo trasportare per continuità tra 0- e 0 più, abbiamo visto nelle scorse lezioni, sono le grandezze di stato.
Quindi in realtà il problema sarà la soluzione del problema sarà univocamente determinata nel momento in cui avremo detto quanto va la tensione del condensatore all'istante 0, Q, e quanto vale la corrente induttore nello stesso istante. Nell'esempio specifico noi sappiamo che fino all'istante 0 meno la rete era a riposo, quindi possiamo dire che sia l'induttore che il condensatore erano scarichi, se assumono valore 0 per 0 meno, assumeranno valore 0 anche per 0 più. E quindi questo è il problema formulato in modo tale da avere soluzione unica. Tra le infinite soluzioni di questa equazione differenziale, noi andremo a scegliere quell'unica soluzione che ci garantisce che all'istante 0 più le variabili di stato sono continue rispetto al loro valore in 0 meno. 0 in questo caso. Se avessimo avuto un altro problema in cui non avessimo conosciuto l'andamento, non sapessimo quanto vale il generatore prima di 0, allora queste due condizioni dovevano essere dei dati in più forniti dal problema, altrimenti la soluzione sarebbe stata indeterminata. Okay? Se io non sapessi cosa è successo prima, allora mi devo dire, ok, in 0 il condensatore è carico, parte da 10 volt, l'induttore è scarico, parte da 0 ampere e così via. Cioè, questo è un dato che o lo ricavate per continuità rispetto a quello che è successo prima, oppure vi deve essere fornito nell'istante iniziale in cui iniziate a studiarvi l'evoluzione dinamica del circuito. Detto questo, e fin qui non c'è nulla di diverso dai transitori del primo ordine, come si risolve questo problema? Esattamente con la stessa tecnica che abbiamo visto nel primo ordine. E quindi la soluzione generale che sarà la somma delle soluzioni omogenee più una soluzione particolare. Quindi omogenea, particolare. Bene, stavolta a differenza della volta scorsa, invertiamo l'ordine con cui calcoliamo due pezzi. Chi è la soluzione particolare? La soluzione particolare è esattamente la stessa che abbiamo visto la volta scorsa. Chi è la soluzione particolare? È la soluzione del circuito in regime stazionario. In regime stazionario questo circuito cosa diventa? In regime stazionario l'induttore diventa un corto, il condensatore diventa un aperto e quindi la tensione dell'aperto è uguale proprio alla tensione del generatore. Quindi Vp di T è uguale a R. Soluzione di regime stazionario. Quindi rispetto al caso che abbiamo visto l'altra scorsa, il circuito RC alimentato dallo stesso generatore, la soluzione in particolare è esattamente la stessa. Non cambia nulla. Cioè il regime, tra questi due morsetti troverò la tensione del generatore. Ok? Bene. Ovviamente lo stesso risultato lo potrei ottenere usando una procedura più matematica, non tra virgolette fisica, cioè non andando a interpretare il VP come la soluzione del regime stazionario, ma andando a cercare la VP nella stessa classe, nella stessa famiglia in cui ricade il forzamento. Se il forzamento in questo intervallo da 0 a T1 è costante, perché tra 0 e T1 questo assume valore costante, io mi chiedo, esiste una funzione costante che soddisfa questa equazione? Se la funzione è costante, la sua derivata prima e la seconda sono nulle, e quindi deve essere questa costante diviso da C uguale ad E diviso da C, e cioè questo uguale ad E. E troviamo lo stesso risultato. Quindi o lo vedete come termine di regime, oppure
attraverso quest'altra procedura, il risultato è sempre quello. Cioè la funzione che sto cercando, la tensione che sto cercando, qualunque cosa farà nell'intervallo transitorio, so già che prima o poi arriverà il valore R. Ok? Quindi questo qui posso già iniziare a dire. Non so cosa succederà, non so neanche chi parla, perché questo è il ciclo del primo, ancora non so chi è questa. Quello che so è che dopo che si sarà estinto il termine transitorio dell'omogenea sociale, io mi dovrò ritrovare qui, partendo da zero, visto che prima di zero la funzione era nulla. Ok? Quindi iniziamo a dare questa informazione, se volete, asintotica. Ok, cancelliamoci questo, anzi lasciamo. E andiamo a studiarci stavolta chi è la soluzione dell'omogenea. La differenza che c'è tra i circuiti del primo e del secondo ordine sta nell'omogenea sociale. Perché adesso l'omogenea è un'equazione differenziale di ordine 2. Quindi, derivata seconda di P0 più derivata prima di P0 più R su R derivata prima di P0 più 1 su Rc è uguale a 0. Questa è l'omogenea sociale. Come si calcola P0? P0 si calcola andando a risolvere l'equazione caratteristica. Ricordando che si ottiene questa equazione sostituendo l'ordine della derivata, diventa la potenza dell'incognita lambda. Questi sono gli autovalori del problema. Se volete ragionare con, se vogliamo utilizzare concetti che studiate nei corsi di controlli, gli esponenziali sono le autofunzioni di questo sistema dinamico, e le radici delle equazioni caratteristiche sono gli autovalori. Quindi sto cercando gli autovalori essenzialmente. Bene, questa è l'equazione di secondo grado, che significa che ammetterà due soluzioni. Cosa può capitare? Primo caso, le soluzioni sono reali e distinte. Quindi avremo una lambda 1 e una lambda 2. Soluzioni reali e distinte. Si può dimostrare che se vale l'ipotesi di passività per i componenti collegati al generatore, quindi RLC, come nel nostro caso, queste radici sono reali e sono negative. Sono numeri reali e negativi. Poi ci torneremo su questo punto. Bene, se è così, allora la soluzione omogenea si potrà sempre scrivere come somma dei due esponenziali elevato a lambda 1 t ed elevato a lambda 2 t, ciascuno pesato per un una costante arbitraria K1 e K2. Ma siccome le lambda sono negative, in realtà questa espressione viene anche messa nella forma seguente. Dove si introducono le costanti di tempo K1 e K2 come 1 diviso lambda 1 cambiamo di segno e 1 diviso lambda 2 posso cambiare di segno. Queste sono le costanti di tempo. Ci sono due costanti di tempo
nell'evoluzione dell'omogenea, associati all'ambra 1 e all'ambra 2. Vedete? Quindi vedete, abbiamo la stessa forma della soluzione omogenea che abbiamo visto nel caso del primo ordine, semplicemente adesso ce ne sono due esponenziali. Uno decadrà con una costante da 1, l'altro decadrà con la costante da 2. E quindi nel mio esempio particolare, quanto varrà il t? Il t va ku elevato a meno t su tau 1 più k2 elevato a meno t su tau 2 più m nel intervallo che va da a t di accensione di questo generatore. Dal punto di vista qualitativo non cambia nulla rispetto al caso che abbiamo già visto per il primo ordine. Ci sono due esponenziali, entrambi sono decrescenti del tempo. Quindi, quando si saranno estinti entrambi, ci porteremo poi in energia. Il peso delle due esponenziali K1 e K2, non vi faccio i passaggi, può essere determinato imponendo queste due condizioni sulle variabili di stato. Ci possiamo andare a calcolare chi è K1 e chi è K2, tale che all'istante 0 mi ritrovi esattamente il valore che voglio, per esempio 0, se parto da 0, per la tensione. Dopodiché io avrò la somma di due esponenziali, poi praticamente mi ritrovo una cosa simile a quella che ho trovato per il primo ordine. Ovviamente adesso dovranno estinguersi due esponenziali, quindi chi è la costante di tempo del circuito? Tra tau 1 e tau 2 è quella più lenta, cioè la tau che vado a considerare è la più lunga delle due chiaramente, perché devo aspettare che si estingua l'esponenziale più lento per poter dire è finito il transitore, inizia il recito. Quindi concettualmente non c'è più nulla da aggiungere rispetto al caso precedente, se non il fatto che la costante di tempo non è unica, ce ne sono due, e noi ci prenderemo la più grande delle due. E quindi quando andiamo a stimare la durata del transitorio useremo 4 tau, dove tau è la massima. Ok? Quindi, in un circuito di secondo ordine in cui le radici dell'omogenea siano reali e distinte, non ci sono cose diverse dal punto di vista qualitativo rispetto a quelle osservabili in quello del primo ordine. Si può far vedere, e sarà fra poco chiara la ragione, che questo tipo di evoluzione, questo tipo di situazione la troviamo sempre quando il circuito del secondo ordine è fatto di due elementi uguali, due induttori o due condensatori. Se sono due induttori o due condensatori, avremo sempre due radici reali come soluzione. Ok? Benissimo. Ok, nel caso in cui andassimo a spegnere il generatore, cosa accadrebbe? Sarebbe questo, che all'istante T1 di spegnimento l'equazione differenziale diventa omogenea, non c'è più il termine di regime e quindi la soluzione generale sarebbe, come abbiamo visto per il caso del primo ordine, la stessa di prima traslata nell'istante U. Quindi H1 elevato a meno t meno t1 su t1 più H2 elevato a meno t su t1 per t1 diviso t1, dove H1 e H2 saranno da determinare imponendo le condizioni sulle variabili di stato tensione del condensatore t1, corrente dell'induttore t1. Ok? Quindi
imponendo il passaggio di queste due grandezze per il valore che ho calcolato dell'istante T1, io vado a calcolare quanto è H1 e H2, non lo faremo. La cosa importante da dire è che da qui in poi si fa in evoluzione libera e come al solito, come nel caso del primo ordine, l'evoluzione libera durerà esattamente quanto è durato il transitorio iniziale. Adesso non è una dimostrazione, ma è solo una considerazione. Perché non può essere positiva una lambda? Io ho radici di aree distinte e negative. Perché, per esempio, lambda 2 non può, o tutte e due non possono essere positive? Vi ho detto, questo ha a che fare con la passività. E allora ragionate, se io avessi un circuito in evoluzione libera, quindi un circuito in cui c'è solo l'evoluzione libera, da chi è dettata l'evoluzione libera? L'abbiamo visto nella scorsa lezione, dall'energia che ho precedentemente accumulato nei tipi dinamici, induttori e condensatori, che si scarica sui resistori. Ok? Bene, se questa energia si scarica, cosa mi aspetto? Mi aspetto che la tensione del condensatore, così come la corrente del induttore, prima o poi vada a zero. Se una delle due radici di quell'equazione fosse positiva, noi avremmo un'esponenziale che invece di decrescere, crescerebbe. Elevato a lambda 1 t, per esempio, inizia a crescere. Ma questo è fisicamente impossibile, perché se durante l'evoluzione libera cresce la tensione, non c'è verso di giustificare chi è che sta dando l'energia al condensatore. Nell'evoluzione libera il condensatore può... Questi elementi devono comportarsi, devono semplicemente erogare. Non posso più assorbire perché non ci sono più generatori. Quindi non è una dimostrazione, questa è solo una considerazione intuitiva, una dimostrazione un po' più complicata. Semplicemente volevo far osservare che queste esponenziali devono per forza di cose essere decrescenti, altrimenti violerebbe il principio di conservazione delle potenze. Bene, la cosa interessante è quando vado a considerare l'altra possibilità. Noi scartiamo una terza possibilità che è quella di avere radici reali e coincidenti perché è di scarso interesse pratico, anche se matematicamente anch'essa può esistere. La seconda possibilità interessante che andiamo a considerare è quando da un'equazione di secondo grado vi ritrovate radici complesse e coniugate. Ricordate, o sono reali e distinte, o reali e coincidenti, o complesse e coniugate, quando il discriminante è diverso. Se sono complesse e coniugate, allora lambda è uguale ad alfa più o meno c beta. Si può far vedere che alfa è un numero reale e negativo. Allora, formalmente la decomposizione, quindi noi abbiamo una lambda 1 che è elevato a alfa più j beta e una lambda 2 che è alfa meno j beta. Ok? Si può far vedere che io potrei usare la stessa decomposizione di prima, cioè questa, dove ovviamente stavolta gli esponenziali sarebbero esponenziali complessi. Io potrei scrivere K1 elevato a lambda 1t più K2 elevato a lambda 2t con lambda 1 e lambda 2 complessi coniugati. Otterrei la forma, l'espressione formale della funzione. In realtà si può far vedere, questi sono due esponenziali complessi che hanno tra l'altro un fattore comune alfa elevato a alfa t. In realtà si può far vedere, questo sarebbe, potrei sempre scriverlo come elevato da alfa t che moltiplica k1 elevato a beta t
più K2 elevato J beta T più K2 elevato a meno J beta T. Ho utilizzato le proprietà dell'esponenziale. E quindi vedete, in realtà posso lasciarla così, in realtà questa è la somma di esponenziali con esponente puramente immaginario. Cosa vi ricordo? In realtà voi ritrovate l'esponenziale con esponente immaginario nella definizione di seno e coseno. Quindi si può far vedere facilmente che tutto questo si può anche scrivere in una forma del genere, A per il seno di beta t più phi, okay? Dove spariscono le quantità complesse e tutte le quantità sono reali. In altre parole, vedete, la parte che tende a zero è espressa non più come un solo esponenziale in tempo, ma è moltiplicata per una funzione sinusoidale. Queste tecnicamente sono funzioni sinusoidali. Le due costanti arbitrarie diventano un'ampiezza e una fase, piuttosto che due ampiezze, ma questa è solo una combinazione matematica. Non ci interessa tanto questo dettaglio, ma ci interessa, lasciamolo questo, scusate, ci interessa capire cosa fa questo pezzo. Intanto alfa, abbiamo detto, deve essere minore di 0. E quindi tutta questa roba qua la posso anche scrivere in questo modo. Elevato a meno b su tau, anzi, chiamiamoci atom A, per elevato a meno b su tau, per il seno di beta t più il termine di g. Tau è meno 1 su A, e stavolta ce n'è uno solo. La costante di tempo è meno 1 su alfa, alfa è negativa, reale è negativa, quindi tau è positiva. La differenza è di prima, adesso abbiamo una costante di tempo. E quindi vedete, questa è una funzione limitata, un seno, quindi oscilla tra meno 1 e 1. Ok? La sua ampiezza è A, quindi oscillerà tra meno A e A. Questa funzione cosa fa? Mentre questo oscilla, lo ammazza. Elevato a meno t su tau. Facendo scorrere il tempo, tutto questo pezzo sparisce e tornerà. Torneremo ad avere il pezzo di regime. Bene, cosa accade qui? Accade questo. Se andassi a graficare questa funzione, ovviamente qui ci sono due costanti arbitrarie da considerare, A e B, e le si possono calcolare in maniera semplice andando a imporre come assoluto le condizioni iniziali. Non è oggetto della nostra lezione. Invece quello che è oggetto della nostra lezione è capire cosa succede a questa funzione. Intanto questa è una funzione oscillante a pulsazione beta. In un circuito del genere si può far vedere che questa pulsazione è 1 sulla radice di LC. Ci torniamo tra un attimo. Vabbè, oscilla a pulsazione beta, mentre oscilla la sua ampiezza viene smorzata da questo termine esponenziale. E quindi che succederà? Per poter graficare quello che succede, mi devo riportare specularmente l'andamento dell'esponenziale di prima. Questo è l'esponenziale che va come elevato a meno t su tau, lo vado a tratteggiare, diventa una sorta di sviluppo. Quello che accadrà nella realtà è questo. Accade questo. No, scusate, questo è sbagliato, non è così. Ho confuso. Farmi una figura perché non ho sufficiente spazio. Allora, mettiamo il livello, ecco. Questo è
questo è il livello che raggiungerò nell'intervallo di interesse. Questo è l'esponenziale elevato a meno di su tau e questo la parte opposta simmetrica è lo stesso esponenziale che si trova a distanza simmetrica rispetto a E e rispetto a 0. Quello che accadrà è che io avrò questa moneta. E vado a graficare questa funzione, QE. Questa funzione, vedete, è una funzione che oscilla a pulsazione beta il cui inviluppo, quindi l'inviluppo dei suoi minimi e dei suoi massimi segue la legge esponenziale elevato a meno di tutta. Io accendo il mio circuito, il circuito mi risponde così, con delle oscillazioni che si forzeranno. Quindi io arriverò stavolta a raggiungere il mio livello di regime con delle oscillazioni, sovratensione e sottotensione. Mentre nel caso precedente era sempre una sottotensione, cioè ci arriverò asintoticamente sempre da un lato, adesso io arriverò al regime assestandomi con delle oscillazioni. Da chi dipendono queste oscillazioni? Attenzione, qui non c'è nessun generatore societario che impone la frequenza dall'esterno. Questa è una frequenza naturale di risonanza, di oscillazione propria. E non a caso è 1 sulla radice di RC, che è la frequenza di risonanza che abbiamo visto in circuito RLC quando ne abbiamo fatto analisi di frequenza. Abbiamo interpretato come quella frequenza naturale in cui può oscillare questo sistema, perché è un sistema dotato di due serbatoi di energia diversa, magnetica ed elettrica. Ecco perché vi dicevo che questo può accadere solo in un circuito LC. Se è un circuito LR o CC non può accadere, non c'è possibilità di palleggio. Come in tutti i circuiti risonanti, invece a suo tempo, ad esempio l'altalena, avete due serbatoi di energia, cinetica e potenziale. Durante la risonanza l'energia si scampa, viene palleggiata da un serbatoio all'altro. Cosa accade qui? Che durante il transitorio io ottengo un comportamento oscillante con un'oscillazione che ha la frequenza naturale propria del mio circuito. Non ha nulla a che fare con il generatore, che tra l'altro è stazionario. Allo stesso modo, e chiudo, cosa accadrà quando spegnerò il generatore? Quando spegnerò il generatore mi ritroverò la stessa soluzione traslata in T1 senza la R. Quindi da qui dovrò tornare a zero. E come ci tornerò a zero? Con la stessa modalità. Mi vado a disegnare la parte opposta di sviluppo. Questo è elevato a meno t su tau, questo è t1 più 4t. Come una volta spento il generatore, cosa farà il generatore? Invece di andarsene asintoticamente, come nel caso precedente, farà così: oscillerà e tenderà a zero, con la stessa frequenza di oscillazione che abbiamo visto nella fase di carico. Questo è un tipo di transitorio oscillante e questo è un tipo di transitorio oscillante che può essere visto nei circuiti del secondo ordine. Ovviamente questo non è sempre così. Il circuito del secondo ordine, anche un LC, potrebbe tranquillamente avere un transitorio monotono come nel caso precedente. Da chi dipende? Dipende dalla reazione che c'è tra i parametri RLC, perché alla fine dipende dal discriminante di questa equazione. Quindi questo è D, questo è C, il delta può essere maggiore o minore di 0, dipende da quanto pesa B rispetto a C, come sappiamo dall'equazione di secondo grado. Quindi voi potete tranquillamente muovere la resistenza per fargli fare questo oppure questo.
un grado di libertà che potete assegnare voi al vostro circuito, a seconda delle applicazioni. Per esempio, se sto facendo una misura e voglio essere sicuro che il mio strumento non ha un errore sistematico, cioè una deriva, immaginate di dover misurare una corrente o una qualunque altra grandezza, la grandezza da misurare deve essere la grandezza che il mio strumento riesce a raggiungere. Se per caso c'è un problema meccanico, non riesco ad arrivare qui, ma mi fermo qui, per esempio, io se avessi un transitore del genere non me ne accorgerei mai, perché ci arrivo così. Invece se il mio transitorio fosse questo me ne accorgerei, perché in questo transitorio io devo anche superarla, quella, devo superare il valore da misurare, tra virgolette, e quindi sono sicuro che non ci sono errori sistematici che mi fanno fermare prima del livello di misura. Ma questo potrebbe essere anche un problema in altri ambiti, per esempio in certi componenti elettronici le sovratensioni potrebbero essere pericolose. Sono componenti elettronici che non possono sopportare sovratensioni del 20-30% rispetto al loro livello luminare. E quindi se io durante un transitorio ho queste sovraallocazioni potrei avere situazioni pericolose. A quel punto ridimensiono il mio circuito in modo tale da avere questo. Arrivarci gradualmente e essere sicuri che in qualunque istante di funzionamento, compresi i transitori, il livello di tensione non è mai maggiore rispetto a quello finale a cui voglio far lavorare il circuito.